Cavalieri e dame, bentornati su Medioevo Fa Storia. Nella scorsa puntata, Antonio ha concluso la sua narrazione a tema scozzese con Roberto di Scozia. E se non l'avete ascoltato, beh, sarebbe come lasciare a metà una serie su Netflix. Prima di tutto, volevo ringraziare chi di voi ci sta aiutando a crescere. Come Michele, il nostro ospite della sesta puntata che ci ha dato vari consigli. E Amerigo, il primo sostenitore del nostro progetto su Buy Me a Coffee. Tornando invece all'argomento dell'episodio, avrete intuito che oggi ci concentreremo, su uno degli avvenimenti per il quale il Medioevo è sempre stato sulla bocca di chiunque e che ovviamente, sempre ringraziando i nostri cari illuministi, è stato criticato all'infinito. Come sempre, io sono Giovanni e questo è l'episodio 8, la prima crociata. Le crociate, quanti romanzi, saggi, canzoni e film parlano di questi episodi medievali. Diciamo che ogni 3 anni esce un film che di solito tratta della vita di un signorotto che parte verso la Terra Santa. Con il suo manipolo di uomini, uccide qualche infedele, occuperà poi quella che verrà chiamata. Ho chiamato il regno di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ok, sono anche avvenimenti veritieri. Un po' troppo scarsi di riferimenti storici, però. Sì, perché chi di voi non è informato o chi di voi appunto non ne ha mai sentito parlare non sa nemmeno perché sono state invocate queste crociate. Tranquilli. Non vi annoieremo con una lunga lezione di storia piena di date e futili nomi. Anzi, cercheremo di farvi passare, come sempre, un bel buon tempo insieme, tra le vicende più importanti e, perché no, gli scontri più sanguinosi. Vi chiederete ora, ma dopo questo episodio ne seguiranno altri 6 per ogni crociata? Cari, no. Vi vogliamo narrare delle vicende più importanti. Non siamo mica una lezione di storia, no? Probabilmente parleremo dei personaggi che hanno combattuto e o hanno fatto parte di questi grandi eventi, però non entreremo mai troppo nel dettaglio. Partiamo come sempre dal principio. Alla fine dell'undicesimo secolo, il Papa del Tempo, Urbano II, indice un pellegrinaggio per liberare la Terra Santa dall'occupazione degli infedeli di fede islamica. Sì, la prima cosa che vi chiederete sarà: pellegrinaggio? Sicuro? Sì, avete capito bene. Il termine che noi utilizziamo per definire questi eventi è stato utilizzato per la prima volta non più di 3 secoli fa, per indicare appunto la croce che i partecipanti avevano cucita sul petto, molto famosa. Ebbene, quali sono i motivi che hanno portato il Papa a indire questo pellegrinaggio? Vi sono molte spiegazioni. Noi semplicemente vi diremmo che i turchi stavano occupando grandi fette del territorio bizantino, che in Europa vi era un grande aumento demografico, principalmente della classe dei cavalieri, e soprattutto vi era
una necessità di garantire un passaggio sicuro fino a Gerusalemme per i pellegrini cristiani. Al tempo, infatti, era molto sentito da parte dei cristiani questo pellegrinaggio verso la terra che ha visto la morte di Cristo, eccetera, eccetera. Senza dubbio, per noi è difficile immaginare una continua fila di persone che partono a piedi per attraversare tutto l'est Europa solo per poter calpestare il pavimento del Santo Sepolcro e cercare di rivivere la passione dei figli di Dio. Ma il tempo era una cosa che veramente era normale. Per farvi un esempio, la perfetta comparazione con i giorni nostri è il Cammino di Santiago, che attira ogni anno centinaia di migliaia di pellegrini, anche i non religiosi, per vivere questa esperienza che ha spopolato tra i giovani negli ultimi anni grazie ai mass media. Tornando alla prima crociata, la richiesta da parte del Papa era che gli imperatori, i principi e i re cristiani si mobilitassero a questo appello. Ma la situazione in Europa, per farla breve, era una cacca. I sovrani e i feudatari erano in continua lotta contro di loro per i domini e la riscossione delle tasse. Qui arriva la parte interessante. Se i nobili sono occupati, chi risponde alla chiamata del pontefice? Beh, i poveri. Non a caso questa viene identificata come la crociata dei poveri, o meglio ancora, dei pezzenti. Essendo un gruppo non organizzato e male equipaggiato, detta in parole povere, una volta arrivati in Turchia vennero trucidati e massacrati come animali. Ora, ricordandovi sempre che nel Medioevo chiunque era 10 volte più religioso di noi, dovete immaginarvi che a questo primo pellegrinaggio presero parte anche monaci e preti, giusto per farvi capire la disfatta. Sì, uccidere è un peccato, ma se il Papa concede un'indulgenza plenaria e ti promette il paradiso se uccidi gli odiati musulmani, ci siamo capiti. Fortunatamente per i cristiani, il pontefice era ben consapevole che i poracci non potevano farcela da soli e fece quindi un nuovo appello alle maggiori forze europee per un aiuto in Terra Santa. Grazie al loro intervento, nell'anno 1099, ben 3 anni dopo l'inizio della spedizione, mica subito, Gerusalemme è sotto il dominio della Chiesa di Roma. Viene proclamato il Regno di Gerusalemme e ne viene posto a capo, con il titolo di re, un certo Goffredo di Puglione. E non a caso, poiché era un buono a nulla, scarso in combattimento, di salute cagionevole, e difatti morì poco tempo dopo. D'altronde, meglio avere un fantoccio al comando, lo abbiamo già visto tutti. Vorrei parlarvi di più di questo personaggio. Il fatto è che, cercando di documentarmi, non ho trovato praticamente nulla, nemmeno leggendo libri al riguardo. Quindi, diamo spazio ad Antonio, che ci racconterà come erano equipaggiati e come combattevano i due eserciti contrapposti in quegli anni e in quei luoghi che tanto ci affascinano.
Inutile girarci attorno. Tutti quanti associamo l'idea di Crociato al Templare, il Cavaliere dell'Elmo a croce e il Tabarro bianco con croce rossa. È una figura iconica, usata in film, videogiochi, persino in costumi di carnevale per bambini. Ma un crociato com'era equipaggiato? E la sua controparte? Ovvero soldati e cavalieri dell'Islam, come erano equipaggiati? Che dire, io sono Antonio e anche oggi vi parlerò di armi e massacri. Le forze in campo europeo disponevano di eserciti, possiamo dire privati, poiché erano le milizie di diversi nobili, provenienti per la maggior parte dalla Francia, l'Inghilterra, le Fiandre, i Paesi Bassi, qualche zona germanica e dall'Italia meridionale. Ora, nonostante chiunque potesse prendere la propria forca o una roncola, mettersi un mantello e partire alla conquista della Terra Santa, come accadde infatti nella crociata di Pezzenti, è meglio visualizzare i veri crociati, i fanti e i cavalieri che hanno combattuto per il loro ideale. Vediamo dunque come erano equipaggiati i nostri poveri soldati di Cristo. Siamo verso la fine del primo secolo del nuovo millennio, per cui armi e armature hanno fatto piccoli passi avanti rispetto all'epoca vichinga del 800 e 900 d.C. Infatti, i cavalieri erano muniti di gambeson e cotta di maglia e, per fronteggiare il sole, il quale scaldava gli anelli metallici, iniziarono a portare la sopravveste, o tabarro, nel quale spesso portavano il simbolo araldico della casata di appartenenza. Lo stesso fecero gli ordini militari, nati proprio durante queste guerre, i quali, nei loro tabarri, portavano lo stemma dell'ordine, come i templari, gli ospedalieri e i teutonici. Quindi sappiamo che un cavaliere per il corpo si armava e proteggeva con queste armature, ma per la testa? Un nuovo elmo venne introdotto nelle guerre di fine secolo, passato alla storia come Grand'Elmo, e mediaticamente conosciuto come Elmo Templare. Il Grand'Elmo, fabbricato in ferro e costruito in forma cilindrica, aveva delle piccole fessure per gli occhi e dei piccoli fori per la ventilazione, perché in un elmo chiuso, già dopo due respiri, inali CO2. Figurarsi poi con il caldo del deserto. Altrimenti potevano ricorrere ad un elmo più apprezzato e utilizzato dalla fanteria, ovvero l'elmo normanno o elmo nasale, creato sulla base degli elmi vichinghi e sassoni, passato alla storia anche grazie alla presenza nell'arazzo di Bayeux, raffigurante infatti la battaglia di Hastings, quando i normanni invasero l'Inghilterra nel 1066. Ovviamente non si indossava l'elmo sopra la testa, così diretto, ma come nell'armatura del corpo, vi erano diversi strati, una specie di cappuccio trapuntato, sovrastato dal camaglio, e poi vi si poteva posare l'elmo. Quanto alle armi dei cavalieri, a cavallo spesso combattevano con la lancia, accompagnandola con uno scudo.